Belcim Italia è da sempre impegnata nella ricerca di nuove soluzioni per la difesa delle piante coltivate e oggi, in occasione del 14° congresso nazionale del SIN che si svolge presso l'Università di Portici, abbiamo il piacere di presentare le evidenze scientifiche e risultati pratici nell'utilizzo del nuovo prodotto di Casa Belcim che risponde al nome di Cedroz. Cedroz è un nematocida a base di terpeni che controlla le larve dei nematodi e al contempo ha anche un'azione nella inibizione e nella schiusura delle uova degli stessi. Il Cedroz è un prodotto biologico che quindi non produce residui rilevabili alla raccolta e non ha tempi di carenza. È possibile applicarlo da un giorno dopo il trapianto fino alla raccolta della coltura per un massimo di 6 applicazioni alla dose di 9 litri per ettaro e rispettando un intervallo fra i trattamenti di 10-14 giorni. I nematodi fitoparassiti sono tra gli organismi più difficili da contrastare in agricoltura e sono anche quelli che causano le perdite produttive ed i danni economici più importanti. Per decenni il loro controllo è stato eseguito con l'impiego di fumiganti e nematocidi di sintesi chimica, le cui conseguenze sull'ambiente e sulla salute dell'uomo e degli animali oggi risultano essere note. Pertanto, per queste ovvie ragioni tossicologiche ed ambientali, i ricercatori mondiali oggi sono principalmente orientati all'individuazione di nuove molecole che siano maggiormente ecosostenibili e che chiaramente abbiano anche un residuo basso, proprio per andare incontro alle esigenze della grande distribuzione organizzata. In questo contesto grande importanza riveste anche l'impiego di strategie di difesa integrata, proprio perché numerose pubblicazioni scientifiche concordano sull'effetto sinergico che viene riscontrato dall'impiego di più strategie di difesa. Nel nostro studio abbiamo determinato gli effetti del prodotto Cedroz su larve infettive di meloidogine incognita al fine di individuare i geni coinvolti nella risposta a tale prodotto. Abbiamo utilizzato concentrazioni subletali del prodotto per poter identificare gli effetti su quei geni coinvolti nel movimento del nematode e nella risposta ai cambiamenti dell'ambiente esterno. I geni da noi studiati sono stati i geni dell'acetilcolinesterasi ACE1 e ACE2 coinvolti nella trasmissione del segnale che determina la motilità del nematode e il gene della HIT-SHOCK 90 che è un gene localizzato a livello degli anfidi che reagisce ai cambiamenti nell'ambiente esterno e risponde prontamente a tutti i cambiamenti che avvengono nell'ambiente. I dati ottenuti nel nostro studio dimostrano una variazione dei livelli di espressione di ACE1 e ACE2 confermando che il prodotto agisce sul sistema nervoso e quindi già a dosi subletali di prodotto il nematode viene rallentato nel proprio movimento. Mentre il livello di espressione del gene HSP90 ci dice che il nematode è in condizioni di stress e sta cercando di rispondere prontamente ai cambiamenti dell'ambiente. Ho avuto l'opportunità di effettuare degli studi in vitro sull'efficacia del Cedroz nei confronti di numerose specie di nematodi fitoparassiti appartenenti a diverse categorie. Tra questi, meloidogine incognita.
Nel caso specifico è stata valutata l'efficacia di diverse concentrazioni del formulato Cedroz a confronto con degli standard commerciali e la diversa efficacia espressa a 12, 24 e 48 ore di esposizione. I risultati hanno dimostrato che già dopo 12 ore di esposizione delle larve al Cedroz, quasi oltre il 90% degli individui in piastra era stato devitalizzato oppure immobilizzato. Questo evidenzia quindi una doppia azione che è di tipo nematocida e di tipo nematostatico. Complessivamente quindi la quota di nematodi devitalizzati era crescente con la concentrazione del formulato. È stato anche osservato che prolungando il tempo di esposizione al Cedroz la quota di nematodi devitalizzati è cresciuta progressivamente e le due frazioni hanno raggiunto circa il 99% nell'arco di 48 ore.